Buonasera e benvenuto ad Area Metropolitana, Giulio Cesare Sottanelli. Salve Sottanelli. Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori. Lo ricordiamo, Giulio Cesare Sottanelli è capolista per Azione Italia Viva Calenda nella quota plurinominale, proporzionale, fate voi per la Camera Abruzzo, il cosiddetto terzo polo. A lei piace questa definizione di terzo polo? Sì, l'abbiamo coniata perché riteniamo che l'Italia, dopo 30 anni di bipolarismo dal 92 al 2022, abbia bisogno di un qualcosa di diverso, di una proposta politica del per, non del contro. Il bipolarismo ha reso in questi 30 anni un cattivo servizio alla nostra comunità, questo è il nostro giudizio, perché i partiti si sono rinchiusi nel dire in campagna elettorale votate noi altrimenti vengono i comunisti che sono brutti e cattivi, oppure viceversa votate a noi altrimenti vengono i fascisti. Nel 2022 i problemi sono altri, non è un problema di destra o di sinistra, è un problema diverso di fare politica, non più con gli slogan, ma una politica fatta da persone, innanzitutto, che nella vita hanno fatto qualcosa e quindi hanno la competenza per poter andare ad amministrare. Ad esempio il nostro leader Carlo Calenda ne è un esempio perfetto, ma anche un modo diverso, con un programma non fatti di slogan, ma di tipo un piano industriale, dove vengono fissati degli obiettivi, vengono indicati gli strumenti per poter raggiungere quegli obiettivi, le risorse per poter raggiungere quegli obiettivi. Riteniamo che questo bipolarismo ha creato l'antipolitica, perché appunto c'era stato un distacco tra i problemi veri dei cittadini rispetto invece ai comportamenti che assumeva la classe politica. Quindi questo populismo poi ha avuto anche una sua forte rappresentanza. Adesso penso che bisogna cambiare pagina, andare verso la terza repubblica, archiviare una seconda repubblica e guardare lontano. Anche in virtù delle ultime notizie, oggi non è tanto un problema di destra e di sinistra, è anche un problema, ad esempio, che io da elettore pretenderei di capire 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, che tipo di democrazia loro pensano. Quindi sono atlantisti, sono europeisti, sono convinti dell'Europa, oppure pensano di continuare ad avere rapporti, come sembra, che io l'ho sempre detto, già da mesi che lo dico, che alcuni partiti italiani devono chiarire i rapporti con Putin. C'è stato per esempio un accordo nel 2017 della Lega con la Russia Unita, che è il partito di Putin, un accordo di partnership, e quindi bisogna capire. Quindi questi partiti si riconducono prospetticamente alla tipologia di democrazia occidentale che abbiamo avuto fino ad oggi, oppure ritengono che i rapporti con Orban e con Putin sia quella la direzione? Io penso che per il 25 i cittadini, gli elettori, devono sapere il collocamento politico vero a livello globale dei partiti italiani e che tipo di democrazia pensano di avere, di voler impostare in futuro. Io invece con la prossima domanda ritorno a Sottanelli, che sì, l'abbiamo conosciuta qualche anno fa come parlamentare della Repubblica, nella Camera dei Deputati, poi è come se si fosse un po' allontanato dalla politica attiva. Sì. Cosa l'ha riportata ad impegnarsi? Qual è stato l'appeal di Calenda? Se si può parlare di appeal di Calenda. Sì, io nella mia vita faccio altro, non faccio il politico di professione, quindi terminata l'esperienza parlamentare 2013-2018 non ho cambiato partito per ricollocarmi e continuare il mio percorso politico. Uno sport molto frequentato nella Seconda Repubblica, quella che dobbiamo archiviare, e quindi mi sono dedicato a tutti gli altri miei interessi imprenditoriali. Abbiamo costituito una BCC con una Onlus, abbiamo fatto tante altre cose. Che cosa mi riporta in politica oggi? Mi riporta, uno, il rapporto con Carlo Calenda, che è una persona che conosco da 15 anni, che stimo tantissimo, e penso che tutti quanti noi, chi può, deve impegnarsi in politica per fare in modo che cambino queste cose. Perché appunto quando Calenda
che io conosco benissimo, conosco il suo standing, conosco le sue idee, ha detto: Giulio, dobbiamo fare un nuovo progetto per l'Italia, bisogna ricreare un partito d'azione, che fu già nel 1854 da Giuseppe Mazzini che predicava l'unità d'Italia, poi nacque nel 1942 un ulteriore partito d'azione fondato dai repubblicani, dalla Malfa, dal Altiero Spinelli, quindi dove come dire, pianificarono anche il manifesto, fu fatto da ventottenne, quindi dove si predicò la Costituzione della Repubblica. Ecco, l'Italia ha bisogno di un altro partito di azione che, come dire, cambi proprio il rapporto verso i cittadini. Io ecco, penso che la trasparenza, l'onestà, il rispetto verso i cittadini nel dire la verità sia la base di ogni rapporto. E questo sta anche nel fatidico dissidio che poi c'è stato tra Calenda e Letta e poi l'avvicinamento con Italia Viva di Renzi, una fusione a freddo stava nelle cose? Allora, anche quando c'è stato l'avvicinamento verso Letta, che aveva un suo diciamo, uno fa politica perché deve affermare il proprio programma, le proprie idee. Per poterlo fare devi ovviamente vincere. Quindi nel momento in cui io Calenda, faccio un programma che ritengo sia utile, i rigassificatori, tutta una serie di impegni che noi avevamo messo a Letta, e Letta dice sì, va bene a tutto, ok? Quindi è Letta che viene sulle posizioni, sul programma nostro di azione, una leadership condivisa insieme a Letta. Siccome non siamo una politica del contro, siamo per la politica del per, dico va bene, a queste condizioni vediamo. Nel momento in cui Letta, dopo 4 giorni, non è stato serio e coerente, perché firma un accordo con Calenda, dopo 4 giorni ne firma un altro che dice cose diverse dal primo, noi siamo nel rapporto di lealtà e trasparenza verso i cittadini, quello che diceva, e quindi prima abbiamo detto a Letta: arrivederci, grazie, strappiamo le famose poltrone, non ci interessano i seggi, facciamo una traversata nel deserto. Ma già quando nell'accordo di Letta si cercava di portare dentro Renzi, appunto perché pensiamo di dover costruire un partito riformista e fare il terzo polo. Se ci fosse stato anche Renzi, fossimo andati divisi, ovviamente, non era un terzo polo, erano tanti piccoli partitini che si sarebbero messi al centro. Quindi abbiamo provato anche a fare una semplificazione, devo dire che Renzi è stato generoso, che ha fatto un passo indietro, tant'è che in campagna elettorale non si sente. E il leader è Calenda, quindi il frontman è Calenda, il programma è quello condiviso con Italia Viva, insieme ecco, andremo a costruire quello che sarà il futuro serio, politico, di cui l'Italia ha bisogno e che noi vorremmo dare agli italiani. E i sondaggi fino a qualche giorno fa, quelli che venivano pubblicati, vi stanno dando ragione? Sì, molto. Io sono convinto che saremo la sorpresa di queste elezioni. Io ricordo nel 2013 il Movimento 5 Stelle era dato il 9-10, poi preso il 23 allo sfoglio. Salvini nel 2018 era dato 8-9 e preso il 19, ma lo stesso Calenda ecco, a Roma. Ma Sottanelli, ma questo per fare cosa? Per arrivare a fare l'ago della bilancia, come dice qualcuno, o perché volete portare la politica italiana verso un governo di unità nazionale come è stato con Draghi? Vogliamo imporre un governo e un programma, un governo autorevole, sganciato da Putin, da Orban, ed è un rischio che se dovesse vincere la destra c'è, ed è molto pesante, sarebbe un grosso danno per l'Italia e per tutta l'Europa. Quindi noi vogliamo arrivare ad avere i voti giusti per poter condizionare il prossimo governo, per fare in modo che si faccia un governo di qualità, sganciato, autorevole, indipendente, perché bisogna ricordare ai cittadini che il governo è caduto quando 4 giorni dopo che Draghi aveva fatto l'accordo con l'Algeria. Cioè, nel momento in cui l'Italia si stava rendendo più indipendente a livello di gas, guarda caso questi partiti che oggi i giornali dicono che alcuni partiti hanno preso soldi da Putin e ci auguriamo che nelle prossime ore ci dicono chi sono questi partiti, perché noi lo vogliamo sapere. Cioè, se un partito in Italia si è venduto, ok, a un'autocrazia come la Russia, come Putin,
è diritto degli italiani conoscere se è vero o non è vero. Poi gli italiani decideranno se dare il voto ancora di più a Meloni e a Salvini oppure toglierglielo. Però la correttezza, la chiarezza verso i cittadini è la cosa che noi pretendiamo. Parliamo anche del programma, velocemente, perché stiamo parlando di energia. C'è una proposta di breve periodo da parte del Terzo Polo. Allora, noi, Calenda è stato Ministro dello Sviluppo Economico nel 2017. Nel piano energetico fatto da Calenda prevedevamo delle navi di rigassificazione. È quella che oggi serve urgentemente, perché noi se abbiamo un inverno molto freddo e magari che si allunga marzo, aprile, rischiamo il contingentamento del gas. Allora sarebbe un disastro per le famiglie che non si possono riscaldare, per le aziende che non possono andare avanti. Allora i partiti oggi, destra, sinistra, tutti quanti insieme, erano andati a Piombino con le bandiere, no al rigassificatore, fino a un mese fa. Adesso che sono schizzati i prezzi del gas, c'è il rischio di... Allora qualche partito ha cominciato a, come dire, a cambiare rotta. Allora noi siamo persone serie. Per essere persone serie bisogna avere le idee chiare, quindi capire in anticipo quali saranno i problemi e fare una politica di dire la verità agli italiani, anche quando la verità ti fa perdere voti. La differenza tra il politicante, cioè colui che non ha né arte né parte, vive di politica, e il politico con la P maiuscola, è che il politico con la P maiuscola, anche le cose impopolari vanno dette e fatte, bisogna solo renderle popolari parlando. Se uno conosce il problema e lo sa spiegare bene agli italiani, io penso che gli italiani capiscano. Calenda è andato personalmente a Piombino, ha incontrato l'unico leader, ha incontrato i comitati del no. Ditemi il no. Non sapevano che cosa dire. Ma potrebbe scoppiare un incendio, sì, nel ramo esterno, nel braccio esterno del porto di Piombino. La domanda, scusi, nel mondo quanti se ne sono incendiati fino a oggi di navi di rigassificatori? Zero. Zero. Dove è il problema? Allora, i partiti che puntualmente si sposano per prendere, per aumentare consenso la facile, popolarità, sì, con senso facile, ci ha portato alla rovina. Ma potrei fare l'elenco. Senta, a proposito di argomenti, tutte le cose fatte da Conte, da Salvini. Siamo in chiusura, sì. Però un'ultima cosa sul fisco, proprio molto velocemente, perché è l'altro tema caldo di questa fisco, campagna elettorale, benissimo. È caldo per gli italiani. Allora, innanzitutto fare un codice unico, perché è un ginepraio di norme dove i poveri consulenti non riescono a riorganizzarsi. Quindi un codice unico che porti alla semplificazione in generale anche delle aliquote. Bisogna dare ovviamente ai giovani la possibilità di un inizio di lavoro dove fino a 25 anni noi non prevediamo tassazioni. Da 25 a 29 il 50%, poi diamo, prevede tra le nostre norme anche la cassa integrazione per le partite IVA, così come hanno un periodo di cassa integrazione un lavoratore dipendente. Se una persona ha aperto la partita IVA, ha rischiato e quant'altro, poi decide di chiuderla, anche lui ha il diritto, come un lavoratore dipendente, ad avere un periodo di tempo di respiro. Ad esempio il forfettario fino a 60.000 euro, noi diciamo benissimo, poi se nel momento in cui uno riesce a superare, perché magari è bravo e quindi va superiore ai 60, non può fare il salto che va a pagare il 40% di tasse, quindi anche lì per 2 anni fare una scala graduale, cioè il fisco è molto complesso, bisogna abbassarlo. Il governo Renzi, Calenda, è l'unico che ha abbassato le tasse abbassando il cuneo fiscale con i famosi 90 euro che sono stati dati a tutti i lavoratori dipendenti. Quello significa abbassare il cuneo fiscale, cioè aumentare il netto in busta per il dipendente lasciando il costo invariato per il datore di lavoro. Quindi quella è la tendenza dove andare. Ogni euro recuperato dall'evasione dovrà essere investito per abbassare le tasse. Grazie Giulio Cesare Sottanelli, tempo è volato.
Avevamo tante cose da dirci, ma spero che, ecco, vabbè, avremo altri non momenti. Fanno i confronti, non fanno i confronti, hanno paura a livello nazionale. Calenda dice facciamo i confronti, scappano sul territorio, non si vedono i manifesti dei candidati. La Meloni mette il suo, Conte mette il suo, ma i candidati locali sono venuti quattro persone che saranno eletti non abruzzesi. Non riapriamo. Hanno rubato la rappresentanza democratica agli abruzzesi. Dobbiamo restituire la dignità politica all'Abruzzo e agli abruzzesi. Giulio Cesare Sottanelli, lo ricordiamo, capolista per Azione Italia Viva Calenda nella quota plurinominale proporzionale per la Camera Abruzzo. Buona campagna elettorale. Grazie, buonasera.